Mi dica la verità, lei si è messo la mascherina non per il Covid, ma per non dire parole riguardo alla crisi di governo, per tenere la bocca chiusa. Dica la verità. Ce ne vorrebbero mascherine ancora indossate per non dire la verità. Crisi di governo. Come si sa, ieri una giornata intensa, il Premier Draghi presenta le dimissioni che a sua volta il Capo dello Stato Mattarella respinge. Tutto rinviato a mercoledì, quando il Premier parlerà alle Camere. E i cittadini cosa pensano? Beh, nel nostro mini sondaggio, facilmente immaginabile, tra rabbia, rassegnazione, delusione, viste anche le situazioni contingenti come Covid e guerra in Ucraina. Ora ci mancava solo la crisi di governo. Fa schifo. Tutti? No, quello che ha fatto cadere il governo, perlomeno. Sto periodo non si può fare queste cose. È una demenza, un pazzesco. Non si può in questo momento arrivare a queste conclusioni, solo per vantaggi elettorali personali. Senta, come finirà secondo lei? E tutti vogliono Draghi, perché effettivamente Draghi penso che ha dimostrato un po' di serietà, e spero che si arrivi a un aggiustamento. Buongiorno. Buongiorno. Come va l'indomani della crisi di governo? Questa è l'armata Brancaleone, io la chiamo. Purtroppo a 50 anni a sta parte non è cambiato niente, insomma. Penso che gli interessi degli individui che seguono in Parlamento rischiano di essere andati oltre quelle che sono le necessità della popolazione, e spero che si possa trovare una soluzione per poter andare avanti. Non ne parliamo. Non ci sono parole? No, davvero. Vuoi dire tu qualcosa? Per ora. Draghi, che è stato l'ennesimo salvatore della patria, che si è risolto in un bluff come è sempre stato, da Monti, Renzi, eccetera, eccetera. Ma io le chiedo, quale può essere il salvatore della patria? Non esiste, non esiste un salvatore della patria. Sono tutti irresponsabili, è finito la politica vera, che si mettevano d'accordo perlomeno nell'emergenza, perlomeno. Adesso proprio non si vergognano di niente. Io penso che era prevedibile, comunque, con tutte le problematiche che ci sono state, penso che erano prevedibili. Speriamo che la risolvono però nel migliore dei modi e non sempre con le manfrine che fanno di volta in volta. Speriamo che si risolva veramente, perché la situazione è molto grave. Draghi penso che sia una garanzia per il nostro paese nell'anno e mezzo che ha fatto, quindi insomma. Teoricamente è una garanzia. Scommetto che state parlando della crisi di governo. No, assolutamente, a me di politica proprio non mi interessa proprio niente. La cosa più sporca che c'è in Italia è la politica, guarda, è la politica. Addirittura. Sì, tranquilla, guarda. Ci hanno messo in mezzo un mare di guai il governo, questo è il mio pensiero. Che è tutto un fatto preordinato, già pronto. Addirittura. Sì. Secondo me non c'è problema di crisi, sa perché? Perché adesso entrerà Renzi, entrerà Calenda e quindi il governo andrà avanti con Draghi e il Movimento 5 Stelle via verrà sbattuto fuori. Lei ha fatto una disamina da politologo? No, da politologo, da uno che è cittadino, che segue le vicende del proprio paese e quindi segue anche le vicende politiche. Diceva che devono andare tutti a casa, ma si devono vergognare. Ma chi ci mettono? Chi ci mette? Nessuno. Facciamo vivere il mondo come ognuno che fa quello che gli pare. Anarchia. Ma di più. Perché sta gente qua ormai hanno rotto. Pensano solo ai soldi. Non può arrivare, guarda. Peggio di come stiamo, non possiamo arrivare, guarda. Lasciami perdere. Meglio stoppare qua, guarda. Perché potrebbe essere un crescendo. Dove è andata non si sa. Dove non si sa.